La nostra associazione lavora su questo territorio ormai da 10 anni e abbiamo fatto come nostro cavallo di battaglia proprio l'imperativo della formazione. La formazione per i genitori, soprattutto con strategie educative che vengono offerte a supporto appunto del ruolo genitoriale, formazione per gli operatori, i terapisti, gli educatori che devono lavorare in quotidiano con i nostri bambini per far sì, ragazzi, per farli crescere e fargli conquistare tante mete, no? Che poi gli potranno servire per la vita futura, perché purtroppo l'autismo è per tutta la vita, anche se la diagnosi non è mai una condanna, è soltanto un punto di partenza. E poi ovviamente la scuola è un grande nostro alleato e purtroppo succede che cambiando gli insegnanti, avendo la successione di varie figure e anche ovviamente avendo alle volte delle difficoltà di comunicazione all'interno di tutte e tre le agenzie educative, abbiamo poi una rete che non si chiude a maglie strette, cosa che invece noi vogliamo realizzare. Oggi si parla di socializzazione ed è però appunto diciamo degli ambiti più difficili nei quali operare per il disturbo dello spettro autistico che hanno proprio in questo aspetto un core deficit. E lo facciamo grazie alla presenza della dottoressa Rosaria Benincasa, BCBA, un'analista del comportamento che collabora con la nostra associazione e con le scuole del territorio da tanti anni, e quindi proprio all'indomani della pandemia vediamo come promuovere di nuovo la socializzazione e soprattutto con dei progetti mirati che possano sostenere la vita ed il futuro dei nostri bambini e ragazzi. L'importanza della rete si ha perché poi la gittata finale di questo lancio è proprio la vita indipendente, no? È un sogno, forse una speranza, un'utopia, però è possibile. Ci sono tante esperienze in tutta Italia, pensiamo per esempio a Pizzauto o altri progetti che sono non noti, ma che danno delle opportunità, e quindi è questo quello che noi vogliamo fare. Il nostro territorio, che è un territorio con vocazione turistica, e quindi cercheremo di utilizzare al meglio tutte le nostre risorse che ci vengono anche offerte grazie alla collaborazione con gli enti comunali e di tutto il nostro comprensorio. Attualmente siamo nel comune di Gaeta, che è sempre stato sensibile e collaborativo nei nostri riguardi. Ringrazio quindi il sindaco Leccese e Gianna Conte, la delegata all'istruzione, e ne ha tante di deleghe, adesso non ricordo nemmeno tutte, però insomma è un sodalizio che dura da un po', e grazie ancora.